Vigilare sul Natale per non tornare a Ferragosto. Le ferite dell'estate sono ancora aperte. Quel liberi tutti che ha provocato una seconda ondata peggiore della prima, tra discoteche aperte e mascherine in tasca. Per questo il governo non solo moltiplica gli appelli agli italiani alla responsabilità e al rispetto delle misure, ma schiera anche agenti e militari sulle strade. Obiettivo? Scoraggiare i furbetti delle feste. Le forze di polizia che noi utilizziamo sono un numero elevato, perché sono circa 70.000 unità che saranno addette a questi tipi di controllo, però ripeto, lo faranno con grande senso di equilibrio, perché ovviamente nel momento in cui noi teniamo aperti i negozi, le attività commerciali, lo facciamo anche per salvaguardare un certo tipo di economia. Sacrificio necessario, aggiunge la ministra Lamorgese nel suo intervento a Sky TG24, live in Courmayeur, per scongiurare una terza ondata che costringerebbe a richiudere tutto. I controlli riguarderanno innanzitutto aeroporti, frontiere, arterie stradali, autostrade incluse. Il divieto di spostamento tra regioni dal 21 al 6 e anche quello tra comuni nei giorni di festa c'è e dovrà essere rispettato salvo le deroghe previste. Così come niente assembramenti nelle strade dello shopping. Da oggi riaprono i negozi in tutta Italia, Abruzzo a parte, e le fiumane ammassate già viste questi giorni sono un pessimo segnale. Un rompete le righe che ancora non possiamo permetterci.